believe me, just watch. Eccoci qua ragazzi, bella a tutti dal vostro Gabboman. Siamo tornati con un nuovo video in compagnia, a grandissima richiesta, dal grandissimo Jonathan degli Amendola Brothers. Ciao bella ragazzi, Jonathan. Bellissimo essere di nuovo qui Gabboman, grazie per avermi invitato di nuovo. Il piacere è tutto mio. Grande, grande. Cosa facciamo oggi? Senti, allora? Che cosa dobbiamo Senti, fare? Io vorrei un attimo parlate una cosa, non lo so se tu sei d'accordo, io volevo dire agli iscritti come ci chiamiamo in intimità. Come ci chiamiamo in intimità? Mi sorprendi stavo, che cosa vuoi dire? Ma come? Non te dovrei sorprendere, perché ragazzi voi dovete sapere che quando io e Jonathan siamo in intimità non pensate a cose strane, quando parliamo al telefono, chiacchieriamo, famo qualche cosa zozza qua e là, io Jonathan lo chiamo Johnny mio. Confermi? No, non confermo, rifiuto l'offerta. Come non confermi? Rifiuto l'offerta e continuo, grazie dottore. Vabbè dai, allora facciamo una cosa, mo te puoi vendica tu, dai, di come tu mi chiami in intimità. Come ti chiamo? Gabbino, come ti chiami? Gabbo mio. Dai, lo dico, mi vergogno ma lo dico. Ma raga, mi chiama uccellone mio. No, uccellone mio, no. No, uccellone. Modestamente. Cielo grande, cielo blu. Ma dove ti vengono queste cose, Gabboman? Poi in pubblico. Ma che cazzo ne so, cioè, non lo so sinceramente. Non lo so, dai. Pensiamo al video, va, che è meglio. Dai, dopo sta cazzata, allora. Di che si tratta questo video, di questa challenge in realtà? È la classica penalty kick challenge. Io e Jonathan ci siamo già affrontati ad una sfida ai calci di rigore nel suo canale, che vi invito a sto punto ad andare a guardare. Abbiamo tirato 5 rigori ciascuno con Higuain del Napoli, ha scartato un giocatore 80 o più, quello che ha perso, giusto? Esatto. Facciamo la stessa cosa, quindi calciamo, però stavolta stiamo nel canale mio, giustamente calciamo con un giocatore della Roma, non Pjanic. Un giocatore a caso, ragazzi. Pjanic. Che? Pjanic. Non possiamo dire. Ma quale Pjanic? Cielo grande, cielo blu. Ma che sei scemo, quell'infame? Perché? Tanto ma no, ma era Pjanic, metti il pupone, oh. E c'hai ragione, il pupone non si tocca. Ok dai, quindi io direi che lo puoi andare a cambiare, perché non lo posso guardare ancora con la maglia della Roma a quell'infamone. Esatto, non si può guardare, dai, ma è oltrepassato il limite. Questa è la squadra. Assolutamente, aveva giurato vita eterna alla Roma, perché la Roma è forte, perché così ha scritto la lettera, dice io me ne vado, ciao, se vedemo, alla Juve. Mamma mia, ma perché non si è cambiato? Ma che ne so. Ci vuole rimanere, solo sul gioco però ci vuole rimanere, perché alla Roma già è bello cannato, c'ha già casa a Torino. Totti, guarda, non te ne vuole andare. Ok? Mi sa che lo devo tirare una. Prova a tirare il primo. Ammazza che c'ha fatta. No, era una scureggetta. Adesso c'è Cotto, vai, inizi tu. Okay. Comincio io. Vai. Allora, io ho fatto col cursorino, sei d'accordo, no? Sì, d'accordo, pure io faccio così. Dai, chi perde scarta, eh? Spero di questo vincere. È il primo, eh? Oh! Oddio! Quasi. Madonna! Pepe Reina si è buttato, si è lanciato, ma l'ha mancata. Mi sono quasi cagato sotto, ti dico la verità. Per fortuna c'ho il pannolone, quindi sta a posto. Quello che succede. Ma la puzza arriva fino a qua poi, Gabbo, ma devi trovare una soluzione pure per la puzza. Lo so, ho disattivato la puzza dal microfono, l'ho disattivata, quindi non la senti. Ok, tranquillo. Perfetto. Grazie di avermi pensato. Prego, figurati. Allora ci provo dal lato opposto, Dai, che Reina della para. No, questa va dentro, vai, pupone. Sono sicuro, no! Sì! Cielo grande, cielo blu. Oh! No, Pepe Reina, mi hai deluso. Mi dovevi far segnare. Che razza di chiappa, 1-0 Gabbone. Perfetto. Iniziamo male. Io vado col secondo. Eccolo,
la ciabattella. E oddio, vai! Che cazzo ho fatto? E vai, grande Pepe Reina. Grande portiere. Madonna, vabbè. Aspetta, questo ci provo dall'altro lato. E per ora so terra pure io. Guarda che Reina è forte della para, eh. Stai attento. Stai. No, l'ho spiazzato, grande. L'hai sbaraccato, come si dice a Roma. Cioè, proprio... esatto. Due rigori, 1-1 siamo. Uno pari, terzo rigore. Io cerco questa... la ciabatta qua. No, qui te la vara. No, no, che me fa... Ma che cazzo ho fatto? E vai, e vai! E vai, e vai! E vai, il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente. Questa sto rosicando, sto rosicando. Se poi non sbaglia due rigori di fila, eh. Aspetta. Mogo il pupone. E che do ti è? Ma che gli fai? Il cucchiaio? Oh, no! T'ha capito! No! T'ha capito! Meno male! Penso che sia il primo cucchiaio che hanno parato a Totti! No, questo sai che cosa è successo? Che Totti ha detto eresia, un napoletano che fa il cucchiaio con Totti e mi ha... Non si può vedere, quindi giustamente ha detto no, lo sbaglio! Mannaggia! Vabbè. Vabbè, quarto dai. Rigore! Allora... Io dirò, oddio, ho caricato troppo un'altra volta! Palo! No, no, no! Scusi, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley! Ma che cazzo ho combinato? Qua se facevamo la crossbar, però sto giro vincevo io, eh! Infatti! So... Pali e traverse qua erano tutti bonus, erano, eh! Esatto! Centrale prima me l'ha parata, quindi... Di potenza, ma non è speriamo. Che stavo 1-1, no? No. Guarda la parata! Dai, è così! Porca miseria! Ma porca miseria, Pepe Reina, mi deludi! Mi deludi! Mi deludi! Triangolo no! Non l'avevo considerato! Qua è decisivo, eh! Cioè, se io mo segno e tu sbagli, lo sai che devi scartare, sì! Lo so. Purtroppo lo so. No, Totti io devo fare una cosa! No! Devo fare una cosa! No! No! Oh! Oh! Che gol! È il cucchiaio dal romano, deve entra automatico! È funzionale! Non è giusto, non è giusto! Non è giusto! Questo è calciopoli, riprovaci, dai, fallo pure del cucchiaio! Sono sicuro che lo segni! Ma si può fare angolato il cucchiaio? No. Che domande, non lo so. Dovresti tenere premuto L1 più R1 perché gli devi dare la direzione. Quindi, boh, penso di no. Ce provo. No, che ce provi? Vai. Oddio. Vai. E vai. L'ha fatto. E vai. Porca puttana. È il cucchiaio angolato. Die Gabboman. Die Gabboman. Die Gabboman. Che miseria, oh! È un insulto al romano questo, guarda! Incredibile! Vai, adesso chi che sbaglia? Sono rimasto del merda! Chi sbaglia? Io va! Oddio, che ho fatto! No, Jonathan, questa è sbagliata! Ma che? Sono buttato! E vai! Ma ha caricato poco! Si è buggato, che ti devo dire? Porca che cacchio hai combinato? Dimmi la verità! Calciopoli, hai fatto qualcosa alla PlayStation qua, eh? No! Oddio! Che no, cazzo? Mi si è caricato oddio, troppo! Oddio! È entrato! L'ho segnato! Non ci credo! Ma non ci posso credere! Hai vinto! Questa mi è andata di chiappetta, però, come dici tu! Sì, chiappetta... Ciabattella e chiappetta, proprio una coppiata vincente! Esatto! Ma c'è culo! Mi dispiace, Gabbo, me ne devi scartare! Ho perso, devo andare a scartare il My Club, allora! Cioè, ho sbagliato pure a tirare! Cioè, ho sbagliato a tirare, è entrata lo stesso. Per fortuna! Tu pensa se invece tiravi come volevi tirare, sicuramente lo sbagliavi. Bravo! È la legge dei grandi numeri, cioè. Senti, io direi che posso andare al My Club a fare lo scarto. Però, prima di farlo, ragazzi, in questo momento cliccate sulla faccia di Jonathan perché potete andare a vedere quello che abbiamo combinato nella sfida sul canale di Jonathan. Esatto. Come vi ripeto, abbiamo preso i guain del Napoli e abbiamo fatto i rigori.
chi ha perso ha scartato. Secondo voi chi ha perso? Ovviamente non il Gabbone, quindi andate a guardare Jonathan che ha scartato. Ma cliccate piano però sulla faccia, se no mi faccio male, piano piano. Potrebbe partire a scureggia Jonathan se cliccate troppo forte, Già ho mangiato pesante stamattina, quindi... La tagliate a fette poi quella che arriva proprio, esce dal computer, esce la vampata, la tagliate a tocchi, la tagliate. Ve l'andate a vendere in giro, ci fate pure i soldi. Esatto. Vabbè dai, andiamo a scartare, forza, su, sono contento, e che to dica fa? Allora, eccoci qua. Sono costretto da Jonathan a scartare un giocatore che non voglio scartare, ma tu guarda che storie. La volta scorsa ho scartato tutte e due volte io nella Free Kick Challenge. E c'hai ragione pure te, quindi dai, me devo da sta zitto e andare a scartare il giocatore. Vediamo chi scarti. Allora, vediamo un po', abbiamo detto un over 80, giusto? Esatto. Un over 80, io vado a guardare la più pippa che c'ho e la scarto, va bene? E te pareva. Allora, chi te scarto qua? Manco lo so chi scartà poi, è quello il problema. Cioè l'imbarazzo della scelta. Che to dica fa? Un imbarazzo. Allora c'ho? Aspetta un attimo, vediamo qua. Questo no, mi serve perché poi devo sbancare pure la gente, quello delle leggende, perché pure io voglio più a Baggio, quindi mi devo ricordare i giocatori che stanno nella gente. Vediamo chi lo prende prima a Baggio, dai, vediamo chi lo prende prima. Lo voglio duro. Sicuro prima tu, guarda. Famo una gara, vediamo che ci esce fuori. Allora ho deciso, forse. Sì? Sentiamo. Allora, non ho deciso, ti dico la verità. Come non hai deciso? Ho detto una cazzata. Chi cazzo scarto? Ma prendi il primo che capita, ma che ne so, scarta Totti, il primo così a caso. Pjanic non ce l'hai, scarti lui. No, Pjanic ce l'ho. Ah, c'hai ragione, lo potrei scartare quel testa di cazzo. Aspetta un attimo. No, vabbè, me lo tengo, dai, è forte. Sì. Mi sta antipatico perché ha fatto un'infamata, ma è forte, dai. Dai, ho deciso. Chi è? Sto cazzo. Scarto Schürrle, 82 di valutazione generale, tedesco. Va bene, te la lascio passare. Come hai fatto tu con me la volta scorsa con Peto. Ok, Peto, sì, quella è stata proprio una leggenda. Se vi capita, ragazzi, andate a riguardarlo quel video perché è un qualcosa di epico. Esatto. Quindi dai, svincola 1150 GP, è tanto. Alla faccia, sì. Alla faccia Ugaz. Come si direbbe là a Londra, no, a Napoli. Napoli, esatto. Penso che voi lo dite pure là, però. E certo, fratello, fate un bordello, fate quando vi piate a parolacce. Ma noi non è che veniamo a Londra e parliamo inglese, sono gli inglesi che parlano napoletano. Quella è la cosa bella poi, no? Perché è tutto un miscuglio interrazziale. Stavati una cosa zozza, una cosa strana. Mamma mia, mi devo stare attento quando parlo sul canale io, perché possono succedere cose veramente esagerate. C'è chiuso il canale, Jonathan. Ci sono successi tuoni, aerei, bambini che bestemmiano. Sì, bestemmie dei ragazzini, quelle non mancano mai. Guarda, i ragazzini qua sotto si viene a schiaffi. Oh, ho scartato. È andato via. Ah, e vai, come sono contento. Porca miseria, è morto. È morto. La dovete andare, magnotta. Per voi è morto. Funerale, vabbè, non glielo faccio perché era Schürrle, però... Se nelle prossime challenge questo video, ovviamente, se otterrà un bel numero di mi piace, potremmo anche decidere di fare una challenge in cui scartà, che ne so, un over 85 o magari un over 90. E lo scarti tu però, Gabbo, man. Cioè Gabbo lo scarti. Cazzo che scarto io! Tiè! Gabbo però, Io ce n'ho pochi, fai un po' di beneficenza. Vediamo, dai, vediamo come andrà la challenge. Però se perdo io, scarto io ovviamente. Se perdi tu, scarti te. E scarti Higuain. Ok? No. È l'unico povero al 90 che ho, mi sa. Appunto, lo puoi scartare tranquillamente. C'ho pure Company, forse. Ecco, Company per esempio lo lasci perché quello ti serve. Però Higuain, visto che non lo usi mai, lo potresti scartare. Sì, sicuro. Vabbè,
Vabbè, io direi vabbè. Che per oggi è tutto. Che mi sono scordato qualcosa? Io te lo chiedo sempre. No, 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 niente, niente. Se potete passate dal mio canale in descrizione. Un po' di spam, un po' di pubblicità. Quello lo devo stavo a dire io adesso. Quello non me lo sarei scordato. Comunque ragazzi, visto che l'ha detto lui, lo ripeto io. Passate sul canale degli Amendola Brothers. Brothers o Brothers? Come ti piace di più? Brothers, Brothers è più chic. Brothers è più chic. Passate sul loro canale perché ci stanno veramente tanti video divertenti. Non smetterò mai di dirlo, ragazzi, sono stati a Italia's Got Talent. Hanno fatto un macello, mi sono pisciato sotto dalle risate. E fanno i video su Gomorra che te pisci addosso e poi te devi mettere il pannolone di ricambio. E le challenge, e le partite, e se viene a cazzotti sul video. Insomma, ragazzi, se vi volete divertire come fate sul canale del Gabbone, andate sul loro canale. Mi raccomando, perché se non mi incazzo, se non ci andate, vi iscrivete soprattutto. È un okay? Gabbone arrabbiato, sono guai. So guai per tutti, capito? Ah, vabbè, io direi, se vi è piaciuto questo video, ragazzi, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, vi invito ad andare a guardare, ovviamente, l'altra challenge che abbiamo fatto sul canale di Jonathan, perché qualcuno ha scartato. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video di PES 2016. Il Gabbone e Jonathan degli Amendola Brothers vi salutano. Bella a tutti, regà! Ciao!